YouTube, io sono Indy e benvenuti qui in questo nuovo fantastico video. Prima di iniziare con intro e tutto quanto e iniziare con il video vero e proprio, voglio iniziare a parlarvi di alcune piccole cose. Prima di tutto mi dispiace moltissimo se sul video mi sentirete un pochettino così chiuso, nel senso che ho il naso chiuso per il fatto che sono in un periodo in cui sono mezzo malato, però ho voluto portarvi lo stesso questo video perché non mi passerà molto presto questa allergia e roba del genere. Benvenuti in estate, o almeno in primavera barra estate. Seconda cosa, voglio ricordarvi che qua sotto in descrizione, per chiunque voglia, qua sotto potete trovare il mio libro. Perché ve lo dico? Perché, prossimamente dovrò cambiarlo, fare alcune piccole modifiche al mio libro. Se volete ancora, qua sotto in descrizione potete trovare il libro Indie the Wolf. Ve lo consiglio tantissimo perché ci ho impiegato un anno a scriverlo. Quindi, iniziamo con il video. Legend, un gioco bello quanto complicato. Ora, vi chiedete cosa può servire questo video, essendo che A, non guadagno soldi da esso perché non sono sponsorizzato, e B, non sono famoso per essere influente e farvi passare al lato oscuro di questo gioco. Beh, diciamo che lo faccio per divertimento, per voglia e perché mi mancava fare video complicati. Quindi, iniziamo le basi. League of Legends, per chi non sa cos'è, è un gioco, diciamolo, molto particolare. Forse ne avete sentito parlare, ma se non ne avete sentito parlare, credo che non abbiate visto le pubblicità che spuntano ogni 2 secondi ultimamente su YouTube. E fidatevi, a forza di vedere queste pubblicità spuntare ovunque, anche da sotto i piedi, vi passa anche la voglia di scaricare questo gioco. Quindi Indy, come farai a convincerci a scaricare questo gioco se già ci dici i lati negativi come questa cosa? Beh, non sono qui per convincervi a scaricarlo, ma sono qui per spiegarvi alcune cose che mi, cioè a me, hanno convinto su questo gioco. Poi, stavo a scaricarlo oppure no. Quindi, iniziamo! Iniziamo con spiegarvi come diavolo sono finito in questo mondo. Fidatevi, prima non adoravo questi tipi di giochi. Sono uno adatto a sparatutto, puzzle game e altro, ma mai, e dico mai, avrei toccato un MOBA. Non ho mai toccato giochi come Dota o Smite, figuriamoci LOL. Ma è arrivato qualcuno a convincermi, qualcuno con un potere enorme. Una persona che è riuscita laddove non sono riusciti anche gli amici più stretti. Psycho Eclipse, la mia fidanzata. Vuole fare 1v1 e poi vai 3v3. Ma... No, giuro, vorrei scrivergli dopo. Sai che ti sei fatto battere da una donna, vero? Scriviglielo, ti prego. Aspetta, come si scrive in LOL? E da lì sono entrato su LOL per amore e sono rimasto per altre cose che quel gioco trasmetteva. Lei è riuscita a farmi passare al lato oscuro di LOL, ma prima o poi la convinco anch'io a passare al lato oscuro degli sparatutto. Arriverà quel giorno. Diciamo che League of Legends mi ha aperto un mondo, anche se sono ancora agli inizi e sono ancora scarso, molto scarso, ma posso dire che ho iniziato a imparare molte cose in fretta, le basi, la lingua del gioco
e soprattutto ho imparato il vero significato di follia. E si colpisce una faccia. Torre! Muori! Muori! Muori alla torre! L'ho distrutta. Quindi è morto. Ti vendicherò! Ma che cazzo? Torre! Mi sono innamorato delle storie, dei personaggi. Un'altra tutti il mio preferito, Warwick. Fidatevi, è strepitosa. Delle loro abilità, delle loro strategie, ma soprattutto dei loro taunt. Diciamo che molte cose mi hanno convinto di questo gioco, anche se c'è sempre qualcosa che rovina il gioco. Io consiglio sempre di giocarci in squadra, di avere amici stretti che giocano questo gioco e giocarci assieme. Perché sennò si va a finire che si gioca contro persone che ti fanno sclerare. E anche troppo, fidatevi. Gli unici difetti del gioco sono fondamentalmente due, secondo il mio avviso. Il primo è proprio la gente che incontri se non hai una squadra tutta tua. La seconda sono i champion, cioè gli eroi che userete per giocare. Tutti fantastici con i loro contro, ma soprattutto con i loro pro, che se sai usare fanno finire la partita in, men che non si dica, con gente che scrive cose del tipo: li ho anche trollato davanti, non sono neanche riuscito ad uccidermi. I personaggi sono molto, troppo potenti, e se finiscono nelle mani di una persona esperta possono arrivare a ribaltare una partita. Quindi consiglio sempre un gioco di squadra, ma soprattutto tanta, ma tanta calma, perché se si va all'attacco come se si fosse un soldato russo, e ti carò! Che cazzo? Urrà! Perché nessuno va? Urrà! 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 Senza una strategia e soprattutto da soli non si fa altro che peggiorare la situazione, perché in questo gioco ogni morte o kill vale molto per la squadra e per la partita. Quindi usate la testa, ok? Credo di aver finito. Che c'è? Vi aspettavate altro? Un video più lungo? Una recensione dettagliata? Un qualcosa di più coinvolgente? Beh, potrebbe arrivare un altro giorno, ma non ora. Questo era solo un piccolo video per spiegarvi le mie opinioni in modo molto sintetico su un gioco che ultimamente mi ha preso la testa, e anche troppo. Però se devo dire un commento anche personale su questo gioco, mai mi sarei aspettato così tanto divertimento, soprattutto con amici. Beh, come ho detto, dovete avere persone che hanno calma e sangue freddo e amici, diciamolo, fidati, diciamo. Perché se andate con persone che sclerano molto facilmente e o andate con persone estranee e giocando da soli, diciamo che vi rovina l'esperienza. Molto vi rovina l'esperienza. Io ci sto giocando con la mia ragazza e molti miei amici, e fidatevi, mi sto divertendo moltissimo. Quindi arriveranno anche clip su questo gioco qua, sempre se le volete. Però continueranno a esserci per la nuova serie che ho iniziato, cioè cos'era? Vita da lupi? No, momenti da lupi, scusate, sono un pirla io. Quindi questo era un video cortissimo per spiegarvi questa piccola cosa e per iniziare un'altra serie che prima o poi lascerò ancora lì. C'è questa cosa chiamata Io amo questo per. In pratica sarà una serie dove spiegherò alcune cose tra videogiochi, culture, film e molto altro sul perché questa cosa qua la adoro, ma proprio la adoro. Sarà sintetico, 5 minuti forse. E così, the end. Quindi, da indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se il video vi è piaciuto, lasciate una bella zappata sopra mi piace. E noi ci vediamo al prossimo video.